La città deve ripartire per essere di nuovo volano di sviluppo industriale dell'intera regione. Questo è il monito del neo sindaco Francesco Roberti alla guida di una coalizione di centrodestra. Netto il divario con il sindaco uscente Angelo Sbrocca. La città ha voluto cambiare pagina dopo un periodo di forti divisioni politiche. Qual è la prima emozione, sindaco? Sereno, tranquillo, sapevamo di raggiungere questo risultato, abbiamo messo da parte le polemiche, abbiamo lavorato con molta tranquillità, ci siamo presi un po' di insulti da parte di tutti, però i miei consiglieri hanno saputo reagire con dignità, schiena dritta e soprattutto hanno rispettato i cittadini di Termoli. Cosa significa riprogettiamo assieme Termoli? Ripartiamo da quello che per noi è la termolesità, cioè essere una comunità, essere una città unita. Sarò il sindaco di tutti, da chi mi ha votato e chi non mi ha votato. Ma dobbiamo riportare la serenità in questa città, troppe divisioni. Qual è la visione del futuro che vede in Termoli? Termoli credo che sia indispensabile per lo sviluppo del Molise. Per cui bisogna ripartire da Termoli, bisogna far sì che Termoli torni a essere il volano dello sviluppo della regione Molise e questo dipende solo da noi e soprattutto anche dalle politiche regionali che verranno messe in campo per creare il giusto sviluppo per Termoli e per tutto il Molise. Centrodestra ha vinto a Termoli e ha perso a Campobasso 1-1, cosa significa per lei? Bah, noi, questa è la vittoria nostra dei termolesi, non colleghiamo le due cose, ce la siamo costruita giorno per giorno, abbiamo aggregato giorno per giorno, siamo stati bravi, quindi è stata la nostra vittoria, la vittoria dei termolesi. Domani innanzitutto, simbolicamente, nel momento in cui ci insediamo, toglierò quelle ancore lì e poi andremo a revocare quella delibera di giunta fatta in una maniera carbonara. Un pensiero per i più deboli. Siamo allora a disposizione, riapriremo le porte del comune di Termoli perché la nostra amministrazione terrà conto di queste cose, della sensibilità e soprattutto delle persone e delle fasce più deboli. Di cosa ha bisogno Termoli? Di tante cose, ma piano piano le metteremo tutte in piedi e cercheremo di risistemare questo sfacelo che sono stati Cosa fatti in dice il questi 5 suo anni. avversario sconfitto questa sera? Mi auguro che non ci sia qualche sentenza del Consiglio di Stato che dà la maggioranza anche al 40%.